Wow, che bello! E ricordatevi che il Festival della Scienza continua fino al 4 novembre, con un sacco di incontri, laboratori e mostre bellissime. Non mancate! Ed ora andiamo a Spazio Ponte, un luogo speciale nato nell'edificio storico di Porta Siberia, al Porto Antico di Genova. Perché speciale? Ma perché è il punto dove tutti noi possiamo seguire l'andamento dei lavori di costruzione del nuovo ponte che sta nascendo al posto del Morandi. Vediamo come con la nostra Letizia. Ciao Giulio, prima di tutto, perché avete sentito l'esigenza di creare questo spazio? Credo che sia importante di fronte a una grande operazione, una grande impresa come la costruzione di un ponte, informare una cittadinanza che si ritrova con il territorio un po' deturpato, con grandi lavorazioni e grandi imprevisti, informarli e farli sapere l'avanzamento dei lavori e anche renderli partecipi di un cantiere, che è una storia incredibile nascosta dietro queste paratie. Questo è il plastico del ponte? Sì, all'ingresso dello spazio ci sarà proprio un plastico del ponte in scala 1 a 500 che fa vedere a grandi linee il progetto. Alle sue spalle dall'ingresso c'è una dashboard dove abbiamo inserito la grande parte dei dati relativi al ponte. Ad esempio qui dietro di noi c'è un live dal cantiere, abbiamo 5 webcam puntate sul cantiere che 24 ore su 24 sono consultabili per vedere cosa succede nel cantiere. Questo è il prototipo che è stato utilizzato alla Galleria del Vento del Politecnico di Milano per fare i test sulla struttura proprio a condizioni di vento avverso. Perché si chiama finestra sul cantiere? Perché noi volevamo portare tutte le persone all'interno del cantiere, ma è una cosa impossibile, quindi abbiamo voluto creare appunto questa finestra nello spazio cantiere. Mostriamo lo stato d'avanzamento dei lavori del cantiere passo passo e con una panoramica totale da levante a ponente del cantiere stesso. Si arriva fino a 120 metri di altezza con una bellissima vista sul mare, mentre in basso si va vedendo quello che succede passo passo su ogni singola pila del cantiere. Ora passiamo agli aspetti tecnici del ponte. Come sarà? Allora, il nuovo ponte sarà un ponte molto bello, avrà un impalcato metallico che sarà sorretto da 18 pile in cemento armato, le campate saranno tutte da 50 metri, a parte quella che sorpassa il Polcevera, le due adiacenti da 100 metri. È un ponte molto innovativo e avrà le caratteristiche di essere molto solido perché dai materiali che sono stati scelti sarà un ponte molto duraturo nel tempo. In che senso si definisce smart? Allora, il ponte all'interno dell'impalcato metallico avrà una serie di impianti che permetteranno il controllo sia strutturale che della manutenzione del ponte stesso. Quindi all'interno sarà presente il sistema di deumidificazione, saranno presenti dei pannelli solari che permetteranno la raccolta dell'energia per l'illuminazione e l'autosostentamento del viadotto stesso e sarà presente anche un robot che permetterà la pulizia e la manutenzione del viadotto. A questo punto non ci resta che darci appuntamento a metà dei lavori per un nuovo aggiornamento, ok? Certo, ci vediamo presto. Quando volete. E da qui è tutto, a voi in studio. E per finire, ci ha molto incuriositi il Festival del Cinema Spagnolo, giunto alla sua 12ª edizione che da Roma sta toccando 20 città italiane con un ricco programma di pellicole mai distribuite nel nostro paese. Abbiamo incontrato i curatori che ci hanno presentato, tra gli altri, il film cubano Yuli, Danza e Libertà, la vera storia di un bambino di Belle, che ha vinto il premio come migliore sceneggiatura al Festival di San Sebastian. A te, Giorgia! Ciao Federico, puoi spiegare ai ragazzi quali sono le caratteristiche principali della cinematografia spagnola? La cinematografia spagnola ha come grande caratteristica che è molto varia, molto horror, molta commedia, lavora anche con gli adattamenti alle animazioni, quindi insomma è molto vario il cinema spagnolo. Es que ya puedo ir a visitar Cabaneo, cabrón. Sorpresa! Tranquilo, nos vamos el domingo. E i film del festival, cosa raccontano in generale?
Beh, appunto, perché cerchiamo di dare un panorama un po' generale di quello che è il cinema spagnolo. Abbiamo film diversi, film che parlano di storie dell'attualità o molto spesso anche film della guerra civile. Uno, due, tre, quattro e allungo. Carlos, per favore! Ed ora parliamo di Juli, un film che ci ha colpito in modo particolare. Ce la racconti la trama, Iris? Sì, Juli è un film che si ambienta basicamente a Cuba e parla di un ragazzino che suo padre lo obbliga a ballare il balletto, lo iscrive a una scuola di danza, la storia vera, che è diventato uno dei migliori ballerini del mondo. Quindi vuoi fare il ballerino, Carlos? No, non voglio. Sì che vuole. Non voglio. Sì che lo vuoi. Ma perché il padre voleva farlo ballare? Per due motivi. Il primo perché evidentemente vedeva in lui una stella, vedeva un talento che doveva essere sprigionato, e poi perché le condizioni economiche in cui stavano erano molto scarse, quindi era l'unica strada che poteva fare Juli per guadagnarsi un posto, diciamo, nella sua vita. Hai qualcosa di speciale rispetto agli altri bambini. Tu hai un talento naturale che si nota lontano un miglio. E come ha fatto poi a diventare uno dei più grandi ballerini del mondo? Ha avuto la fortuna di incontrare un insegnante, ha visto questo grande talento ed è stata lei a indirizzarlo, portandolo già a 14 anni a vincere un premio a Losanna, che è come Wimbledon per gli tennisti. Non credo che ci ricapiterà un bambino come lui. Cammina! Vai! Pedro, così me lo ammazzerai! L'English National Ballet ti offre un contratto. Juli è stato anche il primo ballerino nero a interpretare il ruolo principale in un balletto classico. Cosa ha significato in quel momento? Beh, è stata una grande rottura ed è un punto importante del film, appunto l'antirazzismo, perché il film parla proprio anche di questo, delle barriere che molti neri, molti uomini di colore, non solo a Cuba, grazie anche a questo Carlos Acosta sono riusciti a superare. Nel film Juli è deriso dai suoi amichetti perché la danza è considerata ancora una cosa da femmine. Come si fa secondo te a superare questo pregiudizio? Con film come questi, diffondendo un messaggio che diciamo ballare è uguale per tutti, no? Quindi sicuramente l'arte, la cultura e l'educazione fanno tantissimo per questo. Tu sei nero e questa è l'occasione della tua vita. Ti ho dato il nome di un uomo coraggioso quando sei nato, Julie.